Siamo partiti bene e purtroppo cioè, la partita ce l'avevamo noi in mano fino al gol dell'1-1 e secondo me c'è un'altra squadra dall'altra parte, non è semplice cioè, vincere perché dall'altra parte c'è una squadra che cerca di fare punti. Però ti posso dire che la squadra oggi rispetto alle due sconfitte che abbiamo fatto sia col Pescara che col Foggia, oggi proprio non si può recriminare niente da quello che ho visto. Poi purtroppo le partite sono fatte di episodi. I due errori ci è costata cara la partita. Loro sono andati in vantaggio e poi è difficile, come detto, si sono chiusi in 5 lì dietro e Stanno spezzettando il gioco, ovviamente. abbiamo fatto di tutto, anche facendo cross. E ci è mancato secondo me quei 2-3 metri di buttare la palla del 2-2 e magari di vincere la partita. Però purtroppo dall'altra parte c'è un'altra squadra che ha fatto una grande partita. Io e Bright, i due terzini, abbiamo giocato tranquillamente. Cioè avevamo lo stop facile, il passaggio facile. Non ci hanno aggrediti come rispetto al Foggia che mi è capitato, che mi aggrediva subito la mezzala. Oggi non lo so. I due terzini hanno giocato alla grande, cioè soprattutto dall'altra parte Bright che cercava sempre Insigne in profondità, non penso che ci hanno bloccati. La partita ce l'avevamo in mano noi tutta la Sì. partita. Loro hanno fatto due occasioni e purtroppo ci è costato cara la partita. Cioè, ci dispiace per quello che è successo, ma noi siamo sempre lì sul pezzo e speriamo bene questa settimana di lavorare tanto e di correggere gli errori fatti che spesso capitano, facciamo di tutto per correggerli. Loro andando in vantaggio, chiudendosi tutti dietro, abbiamo fatto un po' di fatica, tra parentesi, perché poi alla fine siamo arrivati in aria, abbiamo mangiato due gol limpidi con Asensio e Coda che non so che è successo lì in aria alla fine e uno con chi era entrato al posto di Insigne, Ricci. Ricci, scusami. Che col destro, non lo so, l'ha rimessa in mezzo, che secondo me là si poteva fare anche gol. Però ti dico, dopo che vanno in vantaggio e chiudersi tutti dietro si fa fatica, non è facile. Da sopra magari per qualcuno è facile, ma in campo non è così facile. Può essere che quando andiamo in vantaggio vogliamo chiudere subito la partita, però purtroppo la partita dura 90 minuti e secondo me dobbiamo stare molto più tranquilli e sereni. Anche se si va in vantaggio è come se fossimo 0-0, non dobbiamo andare tutti su e magari come è capitato oggi abbiamo preso l'1-1 e poi ci è costato cara la partita al secondo tempo. Io non recrimino niente la squadra, per quello che ho visto io mi posso sbagliare anche, però cioè, è facile da fuori vedere. Però ti dico, per me abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato il gol perché se va in vantaggio, cioè va in vantaggio 2-1 per loro, fa il 2-2 e 3-2 come abbiamo giocato nessuno guarda Alle niente. volte ti insegnano di non prenderle, però, eh. Conta prima Sì, non no, sì. prenderle. E mi... Forse le prende male il Benevento No, queste. noi ci lavoriamo, purtroppo gli errori Perché ci poi capita stanno e sono l'Ascoli che fatti. si chiude. Quando troviamo squadre che ci pressano alti, cerchiamo di giocarle e uscirne fuori. Il primo tempo è capitato un paio di volte, un paio di situazioni e se ne siamo usciti. Poi, rispetto al secondo tempo, loro andando in vantaggio, 5 difensori là dietro bloccati, è difficile. Poi, come hai detto tu, i cross arrivavano e la prendevano gli altri. Purtroppo dall'altra parte c'è un'altra squadra, noi abbiamo fatto di tutto.